democrazia, abbiamo parlato anche del tentativo condiviso da parte di tutti di un miglioramento dei rapporti istituzionali con la sovrintendenza, quindi lavoreremo tutti perché si possa sedere attorno a un tavolo per trovare la migliore soluzione nell'interesse della città e io ho ribadito che noi non possiamo assolutamente perdere giorni che possono essere poi complicati per il completamento dell'iter con riferimento all'ottenimento e alla messa in azione del finanziamento sul lungomare, cioè il tema è questo, quindi far presto, trovare un'intesa istituzionale che ci consenta di partire con le procedure amministrative per la realizzazione del lungomare riqualificato. Abbiamo spiegato che ci sono appunto delle situazioni anche complicate che si deve lavorare per superarle, quindi siccome si tratta di obiettivi strategici per l'amministrazione, lungomare ma anche altri, e non ovviamente noi vogliamo arrivare a rotture istituzionali, ma a stare seduti attorno a un tavolo e trovare la migliore soluzione possibile interesse della città. Il lungomare riqualificato è un obiettivo strategico di un sindaco eletto dal popolo e che deve portare a conseguenze, diciamo, i propri obiettivi, che ci sono addirittura dei soldi pubblici, quindi bisogna rapidamente trovare la miglior soluzione possibile in quello che è legittima obiettivo politico e amministrativo della Giunta. Quindi su questo, insomma, mi sembra anche che è stato un incontro molto importante. Se c'è un'opposizione priva di senso e noi rischiamo di perdere 18 milioni e di riqualificare il lungomare, che secondo me, in questo sono partigiano, il lungomare più bello del mondo, è chiaro che c'è la disobbedienza civile, nel senso che noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo. Uno si ferma se sta sbagliando, se sta facendo un'azione non consentita. Insomma, io non so come riusciamo ad avere dei fondi pubblici oggi per riqualificare la nostra città, così come stiamo facendo con i grandi progetti, così in tutta la città, così vale anche per il lungomare. Quindi noi andiamo avanti, ovviamente cercando di trovare la migliore intesa con la sovrintendenza, perché noi rispettiamo le istituzioni e ovviamente vogliamo il rispetto, perché noi poi siamo stati eletti per portare a compimento il nostro programma, che è legittimo, e su questo non solo è legittimo, è doveroso, e addirittura abbiamo trovato i soldi per poterlo fare. Quindi porteremo a compimento.